Noi idonei del concorso ordinario 2020 e STEM 22 abbiamo organizzato un presidio presso la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito perché abbiamo una rivendicazione che è quella di vedere trasformate le nostre graduatorie in graduatorie a esaurimento. È una richiesta che speriamo venga accolta in questa fase in cui sono in approvazione degli emendamenti per il DL44 e oggi sono presenti delle delegazioni provenienti da tutta Italia di colleghi idonei che hanno superato un concorso e vorrebbero che questo superamento, che il superamento di questo concorso possa poi finalmente portare a un'assunzione anche una volta scaduti i 2 anni che la legge prevede attualmente. Quindi chiediamo il passaggio, la trasformazione delle nostre graduatorie in graduatorie a esaurimento. Siamo i rappresentanti degli idonei del concorso ordinario 2020 e STEM 2022. Siamo qui al Ministero perché in questi giorni si sta trasformando il decreto legislativo 44 sulla pubblica amministrazione in legge e quindi siamo qui per sostenere gli emendamenti che sono a nostro favore, ovvero quelli che vogliono permettere che le nostre graduatorie, che attualmente hanno una validità di 2 anni, a diventare graduatorie ad esaurimento. Questa è la nostra battaglia ormai da quando abbiamo sostenuto il concorso e superato il concorso e siamo le delegazioni da tutta l'Italia, quindi ci sono rappresentanti dalla Campania, dalla Calabria, dall'Emilia, dalle Marche, dalla Liguria. E un'altra cosa importante della giornata di oggi è che 2 nostri rappresentanti saliranno al MIM per parlare con il capo di gabinetto, Recinto, proprio per portare avanti queste nostre istanze.